visto la partecipazione di un nutrito numero di volontari e davvero di tanti, tanti cittadini, la prima giornata del volontariato che si è tenuta domenica a Bedogna. Maria, Madre di Consolazione, prega per noi. Ci benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. La donazione di un carrello per il trasporto delle pompe idrovore che i genitori di Stefano Coppola hanno effettuato a favore del gruppo comunale di protezione civile in memoria del figlio prematuramente scomparso è stato il momento culminante della giornata della generosità e della solidarietà promossa dal seminario di Bedogna. Una manifestazione che ha visto la partecipazione delle associazioni di volontariato sia bedognesi che dei comuni confinanti. Faccio un primo ringraziamento a Don Renzo che ha ideato questa giornata e a tutti i partecipanti volontari che hanno dato loro contributo in questa giornata appunto della generosità. Li ringrazio soprattutto per essere sempre molto attivi nella nostra valle, per i valori che, in cui credono, e faccio un appello ai più giovani soprattutto di provare a mettersi in gioco in qualsiasi associazione di volontariato per farli crescere, perché così cresceranno interiormente, perché ricordiamoci sempre che basta veramente poco per fare tanto. Un principio che sta consentendo alle associazioni volontarie di colmare tutta una serie di lacune intervenendo in quelle situazioni dove lo Stato e le diverse istituzioni, vuoi per motivi economici, vuoi per problemi organizzativi, non possono arrivare. Nel nostro paese il volontariato è una cosa fondamentale, importantissima, perché arriva dove a volte le istituzioni non possono arrivare oppure dove le istituzioni non vedono, perché il volontariato parte dal basso, quindi dalle persone più bisognose che a volte non sono riconosciute dagli enti pubblici per vari motivi. Quindi fare il volontariato è importante perché dà una vita quotidiana alla nostra popolazione, alle nostre persone anziane, anche ai nostri giovani, è importante sia sulla formazione, sulla prevenzione, sulla salute e anche sulle grandi calamità che ci sono nel nostro paese purtroppo. Un modo di operare quindi che pur essendo rigorosamente laico ed aconfessionale nell'organizzazione condivide sostanzialmente i valori del cristianesimo. Gesù ha detto fate, Gesù ha detto prendete e mangiate il mio corpo. Credo che sia questo il significato del volontariato, dare qualche cosa di se stessi ma darlo gratuitamente. Abbiamo celebrato l'Eucarestia e abbiamo detto che fare volontariato è continuare la celebrazione dell'Eucarestia nella propria vita. Credo che sia tutto qui il segreto del volontariato, farlo con gioia, senza riconoscenza e farlo volontariamente, proprio senza interessi personali, ma proprio per sentirci più vicini l'uno all'altro e sentirci fratelli uno con l'altro. Amici della parrocchia di Bardi invitano all'incontro Andiamo alle Superiori, ovvero aiutare i ragazzi nella scelta della scuola superiore. Studenti provenienti dagli istituti superiori di Parma, Salso, Fornovo, Borgotare e Bedogna racconteranno la loro esperienza scolastica senza censure e i ragazzi avranno un contatto diretto tra loro per poter chiedere liberamente delle informazioni e soddisfare anche curiosità senza l'interferenza degli adulti. Gli alunni delle scuole superiori porteranno i libri di testo più significativi dei vari indirizzi per dare la possibilità ai ragazzi delle scuole medie di visionarli e quindi di rendersi conto concretamente di quali saranno le materie che con la loro scelta andranno a studiare. Tutto questo avverrà domani, domenica alle 16:30 alla Casa della Gioventù, appunto a Bardi. Eccoci
cioè la pagina sportiva, sabato dedicata sia al calcio che al basket. Partiamo col calcio giocato e vediamo insieme gli anticipi per quanto riguarda gli incontri che si disputeranno domani. Domani il Fornovo, che si trova in decima posizione con 12 punti, reduce da una positiva domenica dove ha vinto contro il non facile avversario biancazzurra, ospiterà sul proprio terreno di gioco il Basilica 2000, che invece è quarto e di punti ne ha 21. Il Gattatico, quinto posto con 17 punti, ospiterà il Bardi, che lo tallona al sesto posto, di punti ne ha 16 e vuole tornare assolutamente alla vittoria. Il Viadana, forte della seconda posizione in classifica dei 23 punti sin qui guadagnati, dovrebbe avere vita facile con la Valtarese, relegata al penultimo posto con 9 punti ottenuti e che deve cercare a tutti i costi di sistemare quello che non va e tornare in carreggiata. Il Solignano invece, nono posto, 13 punti, incontrerà un avversario di tutto rispetto, la capolista Marzolara. Passiamo la seconda categoria, dove un Borgo Taro tornato alla vittoria, che si trova in terza posizione con 23 punti, attenderà in casa il Felegara, che invece è quinto. Il Valgotra, vincitore del derby valtarese a spese della Folgore Fornovo, si trova al settimo posto e domani affronterà il Vico Fertile, che invece è terzultimo. La Folgore Fornovo, 11 punti in ottava posizione, ospiterà l'Audace, che è ultima ad un punto, e infine il Compiano, che è scivolato in penultima posizione con 8 punti, in casa ospiterà la Ghiare, che di punti ne ha 14 ed è sesta. E chiudiamo con la terza categoria, la Dinamo Solignano, che ad oggi non è riuscita a portare a casa né una vittoria né un pareggio e si trova sempre ultima con 0 punti, ospiterà il Carignano, un incontro che non impensierisce per nulla gli ospiti, che si trovano in terza posizione. In casa la Bedognese, 18 punti, settimo posto, se la giocherà con la capolista Sissa, che di punti ne ha 30. Sarà un incontro dove ovviamente Sissa è favorita, ma dove la Bedognese cercherà di vender cara la pelle e dove, sostenuta dal suo pubblico, potrebbe sorprendere come in questo campionato ha già saputo fare. Incontro ad armi pari infine tra Terre Alte Berceto e Felegarese, entrambe le squadre si trovano all'undicesimo posto con 13 punti. E per il basket vediamo chi scenderà in campo domani. Sarà la Libertas BK Bologna l'avversario che domani pomeriggio alle ore 18 al Palaraschi di Borgo Taro dovrà affrontare la Robi Profumi nella nona giornata di campionato femminile di Serie B regionale di pallacanestro. Un incontro che arriva dopo una brutta sconfitta 37-59 per mano del forte ASD Basket Tricolore, che si è imposto nettamente tra le mura del Palabigi di Reggio Emilia. La Valtarese nulla ha potuto, forse non cercando neppure la vittoria, ed ora, dopo una settimana, le ragazze sono pronte al riscatto e proprio sul parquet casalingo del palazzetto borgotarese dovranno cercare, anche grazie al supporto del pubblico che in questi frangenti non manca mai, di gettarsi alle spalle un periodo non bellissimo, tornando a crederci e a vincere, di trovare quel guizzo d'orgoglio che si è visto lo scorso weekend contro la Libertas Bologna, quando però era ormai troppo tardi per sistemare l'incontro. Ecco, quell'orgoglio tutto valtarese dovrà scendere in campo sin dal primo momento con le ragazze per cercare di ottenere la giusta vittoria. Le previsioni del tempo per domani, domenica 29 novembre: cielo nuvoloso, temperature minime stabili o in lieve aumento, valori tra meno 3 e 1 grado, con formazione di locali gelate soprattutto di notte e durante le prime ore del mattino. Le massime in lieve aumento, valori tra 8 e 12 gradi, deboli infine i venti. I programmi di questa sera: sabato cominciano alle 20.35 con Bouquet TV, alle 21.10 Trucco One, alle 22 il TG e poi a seguire Ballo che sballo in TV. Domani, domenica invece, alle 20.35 Mille Voci, alle 22.30 Fisarmonicando, alle 23.30 Atlas e a mezzanotte 80 Nostalgia. Bene, è tutto per questa edizione, come sempre un grazie da parte nostra per averci seguito, buona domenica, il TG, quindi l'informazione locale, torna lunedì 19.35, arrivederci.